volete prendere il pancione, visto che tutto il mondo ha scoperto che sono incinta di una femmina grazie cari a Marco Renzi. Cari telespettatori, amici, amiche di Mi Sposo TV, addobbi di Natale da Davide Sposa con Noemi. Ciao Noemi. Il pancione è evidente questa volta. Il pancione è molto evidente. Quindi oggi teniamo la mascherina perché dobbiamo, e poi ci teniamo perché tu sei in stato molto interessante. Sì, è abbastanza. Molto interessante. E quindi manteniamo le distanze, e teniamo la mascherina e facciamo gli auguri di Natale ai nostri telespettatori, ai tuoi, alle tue tantissime clienti, spose, amiche. Mentre finisci gli addobbi, intanto parlaci un po'. Mi piace vederti, nonostante ormai questo sesto mese avanzato di gravidanza, qui in vetrina, passando da via Demetrio Tripepi, potete notarla, lei non è in vetrina, ma sta ultimando gli addobbi. Raccontaci un po' l'idea di questo addobbo, delle bamboline. Allora, le bamboline sono fatte dalla nostra sartoria. Ah, le fate anche voi? Sì, sì, le bamboline sono fatte da noi e verranno anche vendute in beneficenza. Bella, bella questa idea. Perché partecipiamo alla moda circolare, ok? E tutto materiale di riciclo e di scarto, ok? Ovviamente, cioè, come ben sai, da Davide Sposa non si scarta e non si butta niente, tranne me fra un poco. Ma no! E quindi praticamente mamma ha avuto l'idea, oggi sono la mano che trasferisce l'idea della mamma. Mettendo un po' del mio, almeno una volta l'anno. Sì, sì, sì. Di solito è il contrario. Diciamo di sì. Spesso. Sì. Spesso. Quindi gli addobbi a che punto sono, Noemi? La prima vetrina è finita. Quindi ancora ci vuole del tempo? È una lunga notte. Poi vedrete un po' lavori finiti. Intanto siamo passati per salutarvi, tu, la mamma, la squadra di Davide Sposa. Posso lasciare l'albero? Vai! L'albero! l'abito! Albero, albi, abito, vetrine, palline. È Natale, noi mi scendiamo. Hai fatto l'albero? In alberi, sì. Allora ti confido un segreto. Sì, a casa l'ho fatto. In ufficio ho un albero che mi vergogno un po', devo dire. Cioè, nel senso che l'albero è bello, ma lo mantengo così da ormai da 7-8 anni, sempre montato, con le stesse luci, le stesse palline. Lo sposto di stanza, lo chiudo, lo rimetto. È tristissimo questo. È bellissimo. È tristissimo. Ci attacco una spina. È tristissimo. Ci metto un attimo. È tristissimo. Veramente. La gioia di fare l'albero di Natale. A casa ci dedichiamo. Ma io gioisco a farlo qua, a farlo a casa. Lo so, sarà il tempo che mi manca. No, io guardo, ho recuperato ieri. Sono riuscita a recuperare ieri con mio marito e mio figlio. Sì? Sì, mio figlio si è fatto il suo alberello anche. Carini. Devo dire che a 6 anni e mezzo non mi aspettavo mai che facesse un alberello di... Cioè proprio, sai, di solito mettono i giocattolini, cose. No, lui tutto carino, artistico, sì. Bello, no, noi l'abbiamo fatto anche a casa, poi ho un bimbo di pochi mesi. Lo so. Questa è una cosa che in pochi sanno, quindi ancora di più quest'anno mi ci sono dedicato, ecco, per la gioia soprattutto del piccolo e della famiglia, chiaramente. Senti, una domanda devo fartela, posso? A livello anche personale, ormai ci siamo. Tu hai un bimbo di 6 anni e mezzo. Sì. La notizia. Quando gliel'avete data dell'arrivo della sorellina e come l'ha presa? Allora, in realtà lui ha richiesto la sorellina l'anno scorso, però mio figlio... A Babbo Natale? No, la richiesta no, però come si suol dire, Reggio Calabria mangia e si sperde. Ok, nel momento in cui abbiamo dato la notizia è stato un attimino un colpo, anche perché è stato figlio unico per tanto tempo. E poi è praticamente attaccatissimo a me e a mio marito. A mano ogni tanto gli dai bacini, ok... Per il momento, dopodiché chiuderemo i forni e tutto quanto per evitare che l'ammazzi. No, però. No, scherzo. Inizialmente magari. No, guarda, stiamo cercando di abituarlo anche perché abbiamo preso anche il cane, il cucciolo, e quindi già sta. La compagnia. Sì, adesso è il cane che praticamente è geloso, quindi dobbiamo capire che cosa prendere al cane. La situazione è un po' complicata, non so se l'avete diciamo capita. Che sì, siamo partiti benissimo. Va gestita, ma ce la faranno sicuramente. Tornando invece agli abiti, alle collezioni, alle spose, qui c'è, vedete, lavori in corso, noi entriamo, ci intrufoliamo sempre nei momenti anche poco opportuni, ma questo è anche il bello delle nostre dirette, degli incontri con Noemi, perché con lei o fai così o è impossibile. Non mi trovi, o è impossibile, quindi tu arrivi a sua insaputa e quello che accade, accade, va bene. Quindi raccontaci un po' di quello che sta accadendo, di quello che c'è adesso al momento proprio qui nella stanza. Siamo rientrati. Sì? Siamo rientrate.
anzi, siamo rientrate e abbiamo risistemato tutto il negozio, tutti i nuovi capi, praticamente tutto quello che ci è arrivato, anche perché nel frangente c'erano arrivati anche gli ultimi pacchi, quindi abbiamo risistemato tutto. In tutto questo la novità è che abbiamo sceso i vestiti pronti dalla sartoria, perché in questo periodo di lockdown noi siamo riusciti a lavorare in sartoria e quindi portare avanti la collezione. Ancora qualche cosina sta scendendo, però lo sapete, le mie idee sono sempre in evoluzione, la sartoria è sempre attiva, quindi... Questi non c'erano la volta scorsa? No, qualcuno era nascosto, perché non te lo volevamo fare vedere, te lo volevamo fare dispetto. No, alcuni no, sono nuovi. In realtà ce ne sono un pochettino di meno, perché quando abbiamo aperto... Qualcuno è arrivato. Per fortuna, le spose. Per fortuna le nostre spose ci hanno aspettato, devo dire con molta sincerità. Beh, sono contento, poi chi ama Noemi non cambia. No, ma quest'anno, credimi, le soddisfazioni di vedere i loro occhi e poi dopo tutto questo periodo, il secondo periodo, è rivedere i loro occhi contenti, speranzosi, che andrà tutto bene veramente. Sì. Ed è bello. Adesso lo diciamo ancora con più convinzione, non che prima non avessimo questa certezza, la vedevamo un po' più lontana, adesso la vediamo un po' più vicina, un po' più a portata, e che la prossima sarà una stagione sicuramente diversa da quella che è già passata, e come dicono anche gli esperti, il peggio fortunatamente ormai sembra quasi passato. Sì, infatti. E quindi siamo tanto la prossima diretta faremo l'asilo TV, sì, invece di Mi Sposo TV. con i bimbi e i preparativi, che lasciamo gli addobbi del Natale il prossimo anno. No, li poso in una stanza, sì, e poi li riesco e attacco la spina, ho capito bene, non male è il male meccanismo. Non è male, questa idea è pericolosa però. E io che pensavo di doverli fare ogni anno. No, non bisogna lasciarla troppo da sola, neanche troppo pensare, Noemi. Guarda che stamattina ero da sola e praticamente parlavo da sola, allora, ho fatto i miei appuntamenti, nel frangente lavoravo e sistemavo le vetrine, parlavo tipo pazza da sola. Se la prendi una bambolina si può vedere? Certo, sono qua. Vediamo le bamboline, scusami. Ecco le bamboline qua. Fatte, materiale di riciclo, mm-hmm, vostro. Sì. Ecco, fai vedere questa bambolina. Ecco, l'idea della bambolina è stata della mamma, è stata tua? No, è stata della mamma. La mamma, No, è la mamma. Karma. Certo. Grande, ciao Karma. No. Ciao Karma, e lei è su, la mamma in sartoria con tutte le sarte, l'ufficio appunto delle sarte, i laboratori. Se tu vedi qua c'è la loro... Lo faccio vedere. Moda circolare Calabria. Poi praticamente se apri, ok, mi presento, non sono uno scarto. Poi ha name e address, praticamente ogni bambolina un nome avrà un nome e un indirizzo. Dove nuovo andrà poi? Certo, dovete adottare una bambola. Dammi che facciamo adottare questa bambolina. Sai quando si dice diamole un nome. Guarda, mia madre le ha chiamate Mia. Una l'ha chiamata Mia, non so qual è però. Mia? Questa non sarà mia, non è tua. No, non è mia. non è mia. È sua. Potrebbe essere vostra, però. Bella idea, ci piace. Chiamate Noemi, chiamate qui a Davida. E passate o comunque qui dall'atelier, da via Demetrio Tripepi. Vi spiegheranno bene come funziona l'iniziativa. Ma vedrete, oltre che le bambole, le collezioni. Sono tutte devolute in beneficenza. Scusate, inizia la gravidanza, inizia a farmi. Gli addobbi? Gli addobbi ho comprato tutto. Ho cercato di fare. Quella matassa? Questa è matassa di lana. Vediamola, noi sono curioso, perché entriamo qui, troviamo di tutto. Ma è mia, questa è mia. Questa è tua davvero, questa è sua, questa ha un nome, un indirizzo. Sì. Questa non va via davvero. Demetrio Tripepi 120. 120 è l'indirizzo della matassa. diamo un'indicazione anche alla matassa. Potrei farmi venire un'idea adesso di fare qualche vestito, sarebbero contente le mie sarte. Ma le tue idee ci poi soprattutto in questo periodo, non so se hai tempo di pensare, di creare. Ne ha tanto. Ne hai tanto? No, ma tanto io la mia mente va, cioè io mi addormento e praticamente è come se fossi, sai, tipo nelle trasmissioni televisive o cose del genere. Cioè io mi addormento e penso al negozio. Allora, siamo, guarda caso, in una trasmissione televisiva, Noemi. Non pensavo. Su Mi Sposo TV, facciamo finta che tu ti addormenti e poi ti risvegli. Uff,
Mamma mia, fate, se ci sono le mie sarte, gli do almeno 10-15 vestiti da fare e iniziano a odiarmi. A lavorare. Senti, Noemi, ormai manca davvero poco. Questo anno, fortunatamente, stiamo per lasciarcelo alle spalle. Per non dire un'altra cosa, essere educati. Vogliamo essere carini, e nonostante tutto, nonostante le belle notizie che noi abbiamo avuto comunque, bravissimo, tu e io, bravissimo, che è un anno, comunque abbiamo trovato un modo per renderlo differente. Una e bello. Gioia. Una grande gioia. Comunque, il 2020 sta fortunatamente passando, siamo già al 2021. E quindi, cosa ti aspetti dal nuovo anno, a parte la bimba? Beh, intanto arriverà. Io mi aspetto l'1 gennaio, che ormai ci siamo. No, ma mi aspetto un nuovo anno, vabbè, diverso da questo sicuramente, non con i suoi alti e bassi, però un anno di luce. Un anno di luce e di speranza per tutti. E di certezza, magari. Che... Sì, mi sembrava un po' il pastorello del. Mentre lo dicevo, un po' tra il pastorello del presepe e Miss Italia, tipo la pace del mondo. No, però veramente. Non hai. Quest'anno credo che tutti noi abbiamo apprezzato realmente la vita per quello che è, per il dono che è. Che è comunque una cosa che oggi c'è, domani ne ha. No. È vero, la vita, la salute. Bravo. Che è qualcosa di che bisogna veramente avere, bisogna tenerci. Bravo. Innanzitutto bravo. Alla nostra di salute e a quella degli altri, questa è la cosa più importante, poi il resto si affronta, si supera e passerà così come sta passando questo momento. Senti, Noemi, presepe o albero? Allora, io sono presepaia, mm-hmm. Cioè mi piace da morire fare i presepi, però ho fatto l'albero. Non ho posto per i presepi, perché devi sapere che io ho una grande. Allora, io sono un'accumulatrice seriale. Mm-hmm. Io ho una grande passione per i carillon di Natale. C'è una grande quelli passione. Quelli che fanno rumore. Quelli proprio che fanno rumore, luci, mm-hmm. Cioè spegnere tutte le luci e vedere. Quindi sì. Per fortuna ho trovato un marito che mi accontenta. Cioè. No, deve, secondo me. No, deve. È costretto. È costretto, però. Non avrà sì, chance. C'ho casa piena zeppa di carillon. Che ogni tanto vanno in funzione. No, quelli ogni tanto, ogni giorno. Sempre. Certo. Si muovono, suonano, luci. Cambiamo le si muovono, suonano. No, suonano noi. O c'è il tastino per non farli suonare, però si muovono. Si muovono, quindi non è una casa monotona. No, ma casa mia è tipo un cioè no, è ordinata ovviamente, però è veramente tipo gli oggettini, queste cose, cioè mi piacciono. Cioè io tengo i Lego di mio figlio esposti, costruiti. Come si chiama tuo figlio? Alessandro Emanuele. Alessandro, due nomi? Sì. Alessandro Emanuele. Io mi chiamo Noemi Azzurra. Noemi Azzurra Neto dell'Acqua. Sì. Questo per ricordarlo, la stilista, siamo a Reggio Calabria, nel suo atelier da Vida Sposa. Noemi, ti lasciamo. Adesso parliamo di spose, parliamo di collezioni, delle tue collezioni, degli abiti che tu pensi e realizzate nel vostro atelier qui appunto a Reggio Calabria. Cosa ti senti di dire a quelle spose che tra poco sceglieranno l'abito, che stanno spostando anche di poche settimane o di qualche mese, è la scelta ma anche è il matrimonio, la data, e tra poco dovranno scegliere, potranno fortunatamente. Sì, assolutamente. Ma io comunque come possono ho detto, già farlo secondo me. Le ragazze stanno già venendo, si stanno prendendo gli appuntamenti, anche perché vengono con calma, facciamo gli appuntamenti un'ora e mezza, in modo tale da mettere tutte e incastrare tutte. Ovviamente sì, come ho già detto e specificato, è meglio in questo periodo che prendono l'appuntamento telefonico o su internet o dove volete. Anche i segnali di fumo vanno bene, li capiamo, sì. Perché iniziamo ad avere un po' di difficoltà all'incastro. Perché poco vanno, a poco, vanno perché è periodo di Natale, spazi. Sì, e poi comunque noi dobbiamo lavare, dobbiamo igienizzare certo. E fare tutto. Allora, quello che mi sento di dire è vivere primo piano per Noemi, primo piano per Noemi. Ti voglio aspettare, primo piano per Noemi. Prendi la dopo. Primo piano mezzo busto, perché non vorrei escludere la sua bimba. Mezzo busto? Grazie. No, mezzo busto, perché tanto rientro tutto nel mezzo busto, quindi non ci vuole tanto. Allora, quello che mi sento di dire è, ragazze, venite, potete scegliere tranquillamente, le collezioni nei nostri negozi sono arrivati, come nei nostri in tutti i negozi, e sono arrivate, abbiamo un piccolo grande anticipo delle idee che dovevano svilupparsi dopo, però abbiamo avuto il tempo di lavorare, quindi sono nate prima di gennaio e saranno esposte tutte su Instagram mediante comunque la nostra modella d'eccezione che è Laura, o le nostre modelle che oggi non ci sono, però di solito ci sono, in questo momento purtroppo non possono venire, non possono stare con noi. E che mi sento di dire?
la collezione c'è, le idee ci sono, la voglia di lavorare è tanta, la voglia di vedervi è tanta, la voglia vostra di vederci è tanta, lo sento quando mi chiamate, anche perché fino ad ora hanno avuto il telefono attaccato al mio, 24 ore su 24 e non sbagliavo, eh. E rivivetela con la speranza, anche perché per fortuna si è vissuto molto prima, quindi rivivetela con la speranza, con la tranquillità, prendetela come se fosse settembre, sai, di solito a settembre si inizia a scegliere l'abito da sposa, prendete questo dicembre come se fosse settembre, ma allo stesso tempo alla fine di quest'anno, giuro, non è un nuovo inizio, un nuovo inizio. Grazie Noemi per questo spazio, questo incontro, questo momento che ci ritagliamo, ci dedichiamo sempre alla fine di ogni anno e anche all'inizio di nuovo anno, e così sarà un nuovo inizio il 2021 per tante di voi, quindi il poter progettare, programmare, pianificare quello che volete, così come anche il matrimonio, ma qualunque cosa vi renda felici e contente, così come la scelta dell'abito da sposa. Bravissimo. Principalmente la scelta dell'abito. Soprattutto perché va fatto in anticipo, sì. E adesso potete. Noemi Azzurra vi aspetta qui. Auguri e buone feste a te, a tutta la tua famiglia, allo staff di Davide Sposa, di tutte mille. Le sedi. Grazie mille. Un augurio speciale a Mi Sposo TV. Grazie. E al tuo bimbo. Grazie. Che spero di vedere presto nel momento in cui faremo la Silo quando TV. Sarà possibile, sì, vedremo, aspettiamo la bimba, nuovo format. aspettiamo la bimba e tranquille ragazze che tanto io partorisco e torno. Sì, lei no, un attimo, lei torno. Un attimo. Niente, fai auguri a tutti voi, che anche l'anno scorso ci siamo visti e comunque mi sento un po' mattarella, nel senso, agli auguri di quest'anno non lo seguirò sicuramente, dopo gli auguri dell'anno scorso e l'anno com'è andato. Assolutamente, ragazzi, quest'anno auguri e per chi può lo passi in famiglia, non tutti possono, perché purtroppo ci sono delle restrizioni. Però useremo magari i mezzi. C'è anche chi non ha purtroppo una famiglia. Bravissimo. Quindi bravissimo. Non si tratta solo di distanze, chi magari è da solo. Bravissimo. E in quei casi bisogna essere un po' più vicini a quelle persone che hanno bisogno. Questo è importante, è fondamentale. Quindi fatelo, restrizioni a parte o comunque dove e quando e come è possibile, di aiutare chi ha bisogno, di stare vicini a chi è da solo. Proprio quest'anno, anche perché credo che quest'anno abbiamo realmente, come abbiamo già detto e ripetuto, capito realmente il valore della vita, è il valore di qualsiasi vita, dal più piccolo al più grande. Ciao Noemi, ti lasciamo agli addobbi, ci mancherete. Sarò ancora qui a costruire. Sì, la ritroveremo a gennaio qui ancora, che mette bambolini. Ah, che pigli do fuoco. No. Ciao Noemi, auguri. Andiamo via. Continua pure. Ciao Noemi. Buona all'altra. Ciao.